Buongiorno Buongiorno a tutti, oggi 1 giugno sono le ore 9:32, riunione della terza commissione consiliare. Siamo presenti i colleghi Giaconia, Amella e Caracausi, pertanto constatato il numero legale la dichiaro aperta. Stamattina dovremmo avere in videoconferenza l'ingegnere Manetta che mi ha però appena chiamato che aveva, diciamo, capito male dall'invito, si era presentato in via Bonanno, era lì e mi chiedeva come mai non c'era nessuno. Mi ha detto che si sta per collegare con il suo telefonino e quindi aspettiamo qualche secondo che lui arriva. Nelle more che arriva l'ingegnere Manetta, che oggi, ripeto, l'argomento erano i cantieri di servizio, e chiederei alla segreteria se abbiamo informazioni da comunicare ai colleghi. Sì, buongiorno. Vi leggo un paio di mail. Praticamente è arrivata intanto dalla presidenza Reset una mail a firma di Antonio Perniciaro. È abbastanza lunga, dove in allegato c'è la procedura di cassa integrazione per i lavori reset. Volete che ve la giro? Sì, Sì, giracela. ma credo che sia opportuno leggerla invece, visto che è una richiesta che avevamo fatto come commissione. Ce la giri? D'accordo, la Come leggiamo. nota? Con la presente si riscontra la sua nota protocollo 272 del 27 maggio 2020, nella quale ella richiede informazioni in merito alle procedure di cassa integrazione per i dipendenti della Reset. Innanzitutto, allo scopo di evitare equivoci, la cassa integrazione non può essere applicata ai lavoratori della società partecipate. La società, in ottemperanza a quanto stabilito all'articolo 68 del decreto rilancio, ha avviato un percorso per l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali finalizzato all'avvio dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale. Tale percorso è stato interrotto a seguito del comunicato stampa del signor sindaco del 22 maggio ultimo scorso, che ha preannunciato l'intenzione di appostare incrementi aggiuntivi pari a euro 2 milioni per il contratto di servizio della Reset, ed inoltre chiedeva al vice sindaco Giambrone ed all'assessore ai rapporti funzionali con Reset, ingegnere Sergio Marino, di individuare azioni finalizzate a recuperare 4,1 milioni di euro di perdite ipotizzate per la società nel corrente anno 2020. L'amministratore unico, pertanto, in ottemperanza alla volontà del socio di maggioranza, ha interrotto il percorso appena avviato ed è in attesa delle risultanze delle analisi richieste dal sindaco. Nel contempo, l'amministratore unico ha convocato l'assemblea dei soci, nella cui sede si dovrà addivenire alla volontà degli azionisti Reset. Per quanto riguarda la sua richiesta relativa all'aumento contrattuale di 2 milioni di euro e alla scelta dei servizi che la Reset dovrebbe erogare al fine di garantire l'aumento contrattuale, tale scelta ovviamente non è di competenza della Reset, ma piuttosto del committente Comune di Palermo. Mi pregio di ricordarle, come peraltro più volte relazionato nella commissione da lei presieduta, che con delibera numero 7 del Consiglio Comunale del 15 marzo 2017 è stato approvato il contratto di servizio della società nella sua ultima edizione, che prevede nel nuovo allegato 13, si allega in copia, servizi erogati dalla società per 2.293,015 ore, che, valorizzate con i parametri di fatturazione previsti contrattualmente, portano ad un volume complessivo di attività erogabile dalla Reset pari a 44 milioni e 14.423, motivo per cui l'amministrazione comunale, qualora intenda incrementare gli stanziamenti per le società Reset, dovrà solo decidere quali tra i servizi previsti contrattualmente desidera avere erogati. Evidentemente non è necessario relazionare su ulteriori servizi da assegnare alla stessa società Reset. Cordiali saluti e la firma. L'allegato volete che ve lo legga? Ce lo leggi o lo giri? Tutte e due. Allora, io direi di. Allora, se l'allegato cos'è? Le procedure di cassa integrazione per lavoratori Reset, questo è No, l'oggetto. vabbè, non sento. Allora, questa No, mail che ho. gira, lo giro nella mail. Poi lo giro via mail, ok. Sì, Sì, mandalo a tutti i giracelo. consiglieri. Poi? Poi c'è una mail da
Ninni Spalle, discarica Ninni via crociferi. Spallino. Ninni Discarica via Spallino. crociferi. Buongiorno, ancora una volta pongo alla vostra attenzione quanto in oggetto. Desidero fare presente di nuovo che tale sito è continuamente invaso da rifiuti ingombranti che il cittadino non si preoccupa minimamente a depositare in qualsiasi ora del giorno, visto che non è soggetto a controlli. Grazie ancora a tutti per la vostra sensibilità nella risoluzione. Distinti saluti, Ninni Spallino. Mandata questa email a chi oltre a noi? Allora, Ok. no, a noi, stacca Erika per favore. Ambiente Comune di Palermo, ambiente di vivibilità, URP. Poi, sindaco. Vabbè, niente, non è arrivata, l'abbiamo Siamo una serie, appena noi siamo quasi per ultimi. mandata. Vabbè, diciamo, alla fine ci penseranno gli altri a fare il tutto. Poi Ok. Oh, ma le gira ci anche altre sono altre due persone. mail. Scusate un secondo, nel frattempo è alle 9.35 è entrata la collega Meli e ora 9.38 è arrivato il collega Picarra. Buongiorno a entrambi. Continuiamo? Sì, sono altre Buongiorno. due mail. Ciao. Una del 30 maggio, che è dall'Associazione Comitati Civici, che porta come oggetto pericoli e degrado a Piazza Indipendenza. Allega una trentina di foto dove dice: segnaliamo ancora una volta lo stato di dissesto dei marciapiedi e dell'asfalto nella zona antistante il Palazzo Reale a Piazza Indipendenza. Particolarmente pericoloso appare il pezzo di ferro rimasto conficcato sul marciapiede in corrispondenza del capolinea dei bus dopo l'eliminazione di un palo pubblicitario. Le foto mostrano profonde voragini ovunque, cercini vuoti, delimitati da cornici in ferro sporgenti e dai marciapiedi, panchine divelte, pezzi di marmo abbandonati sul suolo pubblico, scavi per la posa di sottoservizi non ripristinati proprio in corrispondenza di Porta Nuova, zona monumentale importantissima per la nostra città. Chiediamo che vengano eseguiti con urgenza gli interventi necessari per eliminare in primo luogo i pericoli per la cittadinanza e per ridare decoro a uno dei luoghi simboli di Palermo. Distinti saluti, Associazione Comitati Civici di Palermo. Ed è mandata al sindaco, a Fabio Giambrone, vice sindaco, Sergio Marino, Maria Prestigiacomo, Giusto Catania e Perniciaro. Vabbè, diciamo, avendola mandata un po' a tutti, l'unica cosa che non hanno assunto, credo che tutto quello che loro hanno indicato, una delle cose gravi, credo che sia questo palo che hanno tolto, il palo pubblicitario. Probabilmente non hanno mandato la segnalazione all'assessore pian piano, al dirigente, al comandante della Polizia Municipale, che dovrebbero intervenire, come forse. L'unica cosa potrebbe essere questo. Beh, poi lo leggiamo attentamente e poi vediamo se è il Va caso di bene. la Un'ultima risposta. segnalazione che parte da Gabriele Aspetto. Cittadella. Sì, Da prego. chi? Posso? Sì, stavo per finire di dire che praticamente alla fine, poi dico, visto l'hanno mandato a tutti gli assessori, il vice sindaco, eccetera, eccetera, quindi alla fine diciamo, qualcosa in più che potremmo fare. Prego. Allora, Gabriele Cittadella allega una trentina di foto e Fa dice: un'altra Cosa? Cosa? interrogazione? Sì, allega foto stato di abbandono del giardino Giusto Monaco in via dalla Chiesa. Si prega a provvedere al più presto al ripristino dello stesso. Ci hanno Sì. scambiato per dei cantieri, secondo Qual è il giardino Giusto Monaco in via me. dalla Non lo Chiesa? conosco. È un piccolo giardino vicino alle spalle del giardino inglese. È carino, è piccolissimo. Ma è quello attaccato al giardino inglese che comunque sembrerebbe. Non lo vedi perché è tra due palazzi, è tra il palazzo che da via dalla chiesa praticamente si affaccia sul giardino inglese, è il palazzo dove c'è un noto negozio di materassi. Se Ah, tu ok. porti questa Non è via lo nella. vedi. La Mella non è sopra, nella sopraelevata di Via Libertà, o sbaglio? No, è dal lato di via dalla chiesa. Tu lo vedi dal lato di via dalla chiesa, incastonato tra due palazzi. Uno dà proprio sul giardino inglese, l'altro invece lo costeggia, diciamo. È piccolissimo. Io più volte ho attenzionato, ma mi sembra tempo perso, visto che poi non intervengo mai. Vabbè, questa a chi l'ha mandata questa email? Cosa dice?
solo a noi e poi per conoscenza a Rosano, all'assessore Marino, ottava circoscrizione. Vabbè, allora, siccome mi sono, mi ricordo male, giorno 4 noi abbiamo l'assessore Marino e l'ingegnere Rosano a parlare a Ville Storiche, per favore anche questo teniamolo in evidenza e praticamente così facciamo un sunto di tutto quello che abbiamo per quanto riguarda le ville storiche. Questa potrebbe diventare... D'accordo, insieme a quella di Villa Castriota che mi dicevi l'altra volta. Ma dov'è Villa Castriota? Io? Dove è Villa Castriota? L'altra volta quando abbiamo fatto questa, ti ho letto quella del 28 maggio la settimana scorsa, mi ha detto metti la questa Villa Castriota, non l'ho mai sentita Via nominare. Castriota, no Villa, Via Castriota. Ah, Via Castriota, non Villa. Allora, Via Castriota. Oggi, come ben sapete, c'è l'inaugurazione dell'altro centro CCR. Ne aggiungiamo una volta. Alle 11, sì. Scusami, Gnoffo, io non mi ricordo sta cosa di Via Castriota. Se per favore me la Castriota. Allora, sì, i residenti della via in oggetto lamentano che la folta crescita impedisce alla luce artificiale di illuminare appieno la strada. Da una ricerca effettuata ho scoperto che gli alberi e foglie cadute vanno potati tra gennaio ed aprile. Chiedo questo momento di cestinarla, nel senso che comunque la divisa lui ha scritto a tutti e a noi ci interroga di sapere a che punto era, non c'entra niente con l'incontro di giovedì. Noi dobbiamo, con l'incontro di giovedì, devi mettere praticamente in evidenza quelli che ha mandato lui sul Giardino Inglese, quello che ha mandato Pompa, sì, sì. Non c'entra niente il fatto di giovedì. Va bene. Giovedì dovremmo provare a trovare tutte le mail che noi abbiamo e tutte le segnazioni che ci hanno fatto e il sopralluogo che noi abbiamo fatto per quanto riguarda le ville storiche che naturalmente ci sono a Palermo e per le quali stiamo facendo questo incontro. Quindi c'è il problema di Villa Giulia, ti avevo mandato anche un appunto di Villa Giulia, no, Via Castriota non è argomento di giovedì. Allora, non abbiamo altro? No, nient'altro Paolo. Intanto aspettiamo, posso farvi una domanda a voi della maggioranza? Sì, scusate un attimo, devo... I telefonini. Katia? Ehi, ma sai come si... No, la domanda è relativa a mercoledì, visto che il consiglio dovrebbe iniziare alle ore 10, sai come si strutturerà? No. Perché, insomma, secondo me sarà una giornata... Noi in giornata noi avremo notizie dal mio capogruppo. No, te lo chiedo perché siccome si parla di un consiglio già alle 10 del mattino, io non so se magari... una delle esigenze in particolare, però immagino che la giornata sarà campale. Sarà ben strutturata la giornata. No, immagino questo, per questo vi chiedevo se sapevate più o meno quale fosse, diciamo, l'agenda di quel giorno. A noi Gianluca ieri ci ha mandato un messaggio che in giornata ci aggiornerà su quanto si discuterà in consiglio. Ho capito, no? Questo ve lo chiedo, perché io avrei degli impegni, diciamo, vorrei capire anche come mi devo strutturare pure io la giornata, perché quando siamo a casa sono lunghissime le sedute in consiglio. Allora, io sto abbandonando, diciamo, tutto mercoledì, perché dico, non sappiamo... No, secondo me sarà una giornata lunga, lunga e tortuosa. Sì. Di cosa stavate parlando? Perché mi sono... Ho chiesto a Katia, in realtà l'ho chiesto anche a voi, se sapevate come si strutturerà la giornata di mercoledì, allora, che dovrebbe iniziare alle 10. Notizia che il consiglio dovrebbe iniziare alle 11. Sì. Dopodiché, secondo il presidente, se diciamo c'è l'accordo su tutto, lui spera e pensa che per l'ora di pranzo abbiamo finito, dico obiettivamente. Se si concorda e si fa questo emendamento ed è concordato da tutte le parti,
non penso che sia ulteriore dibattito dopo 3 giorni. Infatti il dibattito è chiuso, perché a me ricordo, io ricordo di no, per cui diciamo si potrebbero scatenare gli eventi. Sì, però diciamo, il nostro consiglio molto spesso si improvvisa, quindi... Infatti questo è il problema, ho capito, sulla carta. Diciamo, ripeto, se le cose vanno così come sono preventivate, cioè che quindi si arriva con questo emendamento condiviso, che comunque poi andrà a votare e quindi è concordato tra tutte le parti, credo che se non ci sono poi, ripeto, di nuovo prese di posizione, interventi, comizi, eccetera, eccetera, allora di pranzo potremmo finire. Diversamente diventa una giornata non stop. E quindi si tirerà per le lunghe fino all'ora prima di cena, che ne so. No, io infatti temo questo, che si trasformerà in una giornata. No, io proprio questo dico, dopo tutte le giornate che ci sono state, dopo di fatto, tranne se, ripeto, se qualcuno poi come sempre non mette benzina nel fuoco o mette ulteriori carichi nella giocata. Però ripeto, in linea di massima l'ipotesi potrebbe essere quella che all'ora di pranzo potremmo finire, oppure una non stop. Come mai lo stanno facendo di mattina, per esempio? C'è qualcuno che ha particolare esigenza? No, alle 11. Come non di mattina? Alle 11. No, dico, ma come mai di mattina è stata... No, il presidente ha deciso, credo che d'accordo con i capigruppo, ha deciso che tutti i consigli da giugno iniziamo la mattina. Ah, non lo sapevo. Infatti, mi sembrò strano, devo dire. Posso dire che secondo me è anche corretto, perché dico, noi siamo combinati alla mattina connessione, poi interrompiamo un paio d'ore e poi ricominciamo. Ah, io sono d'accordo, perché lo dicevo poco fa, Katia, da quando ci abbiamo diciamo questa modalità di trasmissione, a parte essere diventati di gran lunga più produttivi, però non si finisce mai, cioè le sedute durano tantissimo. E questo diciamo incide anche sulle proprie attività e sulla propria vita, cioè, non si finisce mai. Non è che tu ne durano tantissimo, perché di fatto comunque durano sempre le solite 3-4 ore, dico 5 ore massimo. Il problema è che dico, tu sei impegnata la mattina, poi sei impegnata anche al pomeriggio, cioè la mattina e il pomeriggio normalmente una riunione, uno o due riunioni ci sono sempre, e praticamente diventa veramente una giornata intera. Non sapevo io che ci fosse questo cambio d'orario, tant'è che mi sono posto il problema se qualcuno avesse avuto meno una particolare esigenza. Il presidente, forse tu non c'eri, il presidente l'ha detto, diciamo a riunione di capigruppo, in realtà ce l'avevamo un po' tutti. Che l'idea è quella che da giugno cominciamo a fare di mattina, perché obiettivamente stiamo seduti alla sedia dalla mattina alla sera, invece in questa maniera pure che finisce alle 2, dico alle 2:30, poi sei a casa, ti mangi un po' anche occuparsi di altro, ce l'hai libero, obiettivamente secondo me anche alle 10 prima chiama e seconda chiamata invece alle 11. No, lui non, allora, ancora non è arrivata la convocazione, lui ha detto alle 11, ora se fa la prima alle 10 e la seconda alle 11, questo non te lo so dire. Ho capito. No, meglio, dai, di che lunga meglio. Preferisco questo orario. Paolo? Paolo, scusami. Pronto? Sì, un attimo solo che sono al telefono. Scusate. Allora. L'ingegnere Madeo? C'è un macello al mercatino di Via di Vittorio. Praticamente dovevano montare oggi in Via di Vittorio il mercatino del lunedì mattina. In realtà lì c'era, fino a ieri c'erano 30 roulotte di zingari. Io ho parlato con l'assessore pian piano, hanno mandato i video, hanno fatto sgombrare, ma a quanto pare l'immondizia, la puzza che c'è lì è impossibile, e hanno rimontato una parte del vecchio mercatino dove era prima lungo le ruotaie, e sono tutti nel pallone. Comunque non cambierà mai niente in questa città. Dai, prego, Angelo. L'ingegnere Manetta è dell'ufficio verde?
Ville Giardini, sì. Ville Giardini? Ok, sì. Grazie. Se uno dovesse fare una battuta sul suo cognome, no? Non è dello stesso ufficio della Todaro, Paolo Manetta. Ville Giardini. E mi ha telefonato e mi ha detto che comunque non riusciva a collegarsi al telefonino e stava andando a casa, ma mi ha chiamato alle 9.35, ma è un quarto d'ora massimo. Ma rinviamola allora, Paolo, cioè in mezz'ora, io alle 10:30 devo andare, cioè io a mezz'ora parleremo di tutto, ce la faremo. E Massimo, ma che vuoi fare? Chiudiamo adesso la riunione? No. Dico, nel frattempo dico, proviamo un attimo a capire, voi avete qualche comunicazione da dare? Io alle 10:30 vi devo lasciare, purtroppo. Io sono le 9:53 Massimo. Ancora alle 10:30 ci sono 50 minuti. No, è giusto che ve lo dico. Anch'io devo lasciare, pure io devo andare all'inaugurazione del centro comune raccolte. Quindi speriamo che l'ingegnere Manetta arrivi il prima possibile. E, ripeto, abbiamo altre cose. Dico, stamattina sul Giornale Sicilia, non so se avete letto, è uscita la notizia. Delle assunzioni dell'AMG. Tra l'altro noi dovevamo fare questo incontro, non è stato possibile l'altra volta farlo e praticamente è un'altra di quelle cose che abbiamo nel calderone e che spesso capita che le cose importanti non riusciamo a farle e poi facciamo le cose come questa che in realtà sono poco proficue rispetto alle tante cose che noi abbiamo da fare. Quindi chiedo alla segreteria di ricordarsi di mettere il calzolo, che Massimo noi l'abbiamo rinviato, è uscito forse Massimo? È uscito? Non lo so, non lo vedo, io non lo vedo in questo momento. No, devo dire che ci occupiamo forse di troppe cose, troppe cose. Le materie queste sono, tra l'altro devo dire che... C'è... ecco qua Massimiliano. Massimo, mi senti? Ogni tanto sì, ti sento, ogni tanto si disconnetto, non lo so perché. Ti dicevo stamattina sul Giornale Sicilia c'è la notizia delle assunzioni della. Fino a qui l'ho sentito, sì. E dopodiché noi dovevamo fare questo incontro con MG, ma in realtà era messo nel calderone di tutte le aziende partecipate. Dico, non lo so, è il caso di fare l'incontro direttamente solo con MG e con la. Assolutamente sì che è il caso. E allora, se Paolo, possiamo reinvitare? Possiamo reinvitare? Su questa cosa delle assunzioni, Amat, sui contratti di prossimità, perché devo dire la verità, io sono diciamo abbastanza avvilita, perché cioè, non riescono a portare a compimento l'ordinario, parlo per Amat, e se ne esce con questo contratto di prossimità. Cioè, chiariscono il motivo per cui non portino a conclusione quello a tempo indeterminato dei 100 autisti, piuttosto uscirsene con un altro nelle more che facciano la... Si può capire le ragioni per cui il concorso a tempo indeterminato non trova compimento, cioè non raggiunge le sue finalità? Perché a me ogni volta che l'Amat strombazza qualcosa mi arrivano 100.000 telefonate alle quali io non so rispondere e mi sono un po' scocciata. Cioè, si può capire perché il concorso dei 100 autisti a tempo indeterminato non venga concluso e si parla già di un altro contratto, di una selezione a tempo indeterminato sul quale non si sa il numero delle unità? Come dovrebbero lavorare? Dove dovrebbero lavorare? E cosa dovrebbero fare? Lo vorrei chiarito. Perché l'altra volta, giusto Catania, l'assessore venne. Però Massimo dovrebbe essere in ascolto. Io dalla relazione che c'era della quarta, della relazione del primo trimestre, diciamo, avevo capito come Massimo che mancavano delle autorizzazioni relative al concorso dei 100 autisti. Ora diciamo se ne escono con questo nuovo concorso, tra l'altro devo dire forse anche in maniera, non lo uso il termine perché non lo voglio usare, con interventi di altri diciamo rappresentanti delle istituzioni che no, invocano assunzione a destra e manca, e non capisco perché, cioè, debba essere messo da parte quello a tempo indeterminato in favore di uno a tempo determinato con i contratti di prossimità. Mi piacerebbe avere questa chiarezza, perché non viene concluso il concorso con 100 autisti.
È il caso di invitarlo in commissione o gli facciamo una nota e gli chiediamo informazioni? Non lo so, vedete voi, ma io vorrei che ci rispondessero chiaramente, perché mettere da parte questo concorso in favore di un altro del quale non si sanno né nei requisiti, né le unità, né come... Ma c'è un atto deliberativo di consiglio di amministrazione sull'argomento? No, però ricordo che giusto Catania disse che lui prima del Covid... aveva abbozzato, aveva pensato di stendere una delibera relativa ad una rimodulazione del fabbisogno del personale precedente, perché per fare una selezione, un bando di selezione, tu devi inserire il nuovo concorso, le nuove assunzioni nella delibera del fabbisogno del personale, e quella che prevedeva i 100 autisti non compendiava quelli che dovrebbero essere i nuovi autisti assunti a contratto di prossimità, con contratto di prossimità, per cui sarebbe necessaria una nuova delibera che preveda o un nuovo fabbisogno del personale o la rimodulazione del precedente fabbisogno del personale, quindi un nuovo passaggio in giunta. Potrebbero chiarirci però il motivo per il quale quello dei 100 autisti è stato accantonato ed è fermo alla scrematura di ben 800 autisti? Perché allora, mi piacerebbe, mi sono un po' rotta. Vabbè, allora facciamo una cosa, segreteria, per favore contattate il presidente dell'AMAT e se ci sono, vedete quando è disponibile eventualmente a fare un passaggio in commissione. Diamo il benvenuto all'ingegnere Mario Manetta che si è collegato in questo momento. Ingegnere Manetta, ti do del lei, del tu, ciao. Comunque hai il microfono però spento, vedi che non si sente nulla, dovresti accendere il microfono. Al centro del video ci sono, ecco, ok, ciao. Ma non ti sentiamo lo stesso però, Mario. Non ti sentiamo, c'è qualcosa che non va. Il microfono risulta che ce l'hai acceso, ma non ti sentiamo. Ora l'hai spento? No, niente. Forse ti consiglio di provare a uscire e rientrare di nuovo, perché non ti sentiamo completamente. Ce l'hai acceso, ma non ti sentiamo. Allora, nel frattempo che Mario Manetta riesce a ricollegarsi con sentirla, allora, invito la segreteria, come dicevo prima, a sentire il presidente dell'AMAT quando è disponibile eventualmente a venire in commissione, ma glielo pure preannunciate la richiesta che vogliamo delle informazioni per quanto riguarda il concorso di autisti, e naturalmente se questa ipotesi nelle more del concorso di attingere, credo, agli interinali è concetta. No, non è chiaro neanche questo. E poi provate a contattare anche il presidente Butera sulla vicenda che riguarda le assunzioni in ANG, quindi tra l'uno e l'altro, e di farli venire qui da noi in commissione. L'ingegnere Manetta era entrato, eccolo qua. Mario, mi senti? Mario, tu hai il microfono aperto, però purtroppo non si sente niente. Sfortunati oggi. Lo so, tu ti vedo che fai il pesciolino, non arriva la tua voce, non capisco perché. Il microfono risulterebbe acceso, però c'è qualcosa che non va, ripeto. Ti vediamo, ma non ti sentiamo. Sì. Ma io non lo vedo proprio. No, io lo vedo. L'uso delle cuffie potrebbe dargli una mano. Mario, hai delle cuffie? Manetta, ecco, l'ingegnere Manetta direttamente da Cammarata o da San Giovanni Gemini. Tutti sta Agrigentino, guarda, mi stanno... Giusto, abbiamo colonizzato Palermo. Ci lamentiamo ultimamente qualche forza politica degli extracomunitari e noi a Palermo abbiamo gli extrapalermitani agrigentini. Allora, Mario, no, no, niente, sembri un pesciolino, ma non... Non capisco perché. Se hai le cuffie dei telefonini o qualcosa del genere, magari non lo so, magari ti possa aiutare. Niente. E vabbè, non so che fare.
Io per vederti ti vediamo, ma purtroppo non ti sentiamo. Il microfono risulta acceso, ma non... Ma non può provare a spegnere. E già io è uscito e rientrato di nuovo. Perché diciamo, poi è stressante quando si hanno problemi di connessione. Concetto, lo dici tu che ci hai fatto, io non ho mai avuto problemi di connessione, mai in vita mia. Iniziò il consiglio, la commissione con questa modalità e io ho avuto un mare di problemi, anzi non lo voglio manco dire, va. Niente Mario, non ti sentiamo completamente. Mario, facciamo una cosa, proviamo, ti chiamo e magari vediamo che con il microfono, col telefonino almeno senta la voce, ti chiamo io. Lui ci sente a quanto pare, ma non... Stiamo trasferendola. Ci chiamiamo tutte e due? Mi chiami tu o ti chiamo io? Ti chiamo io? Ti chiamo io, dai. Ecco Mario. Allora Mario, intanto qui ti ho messo in viva voce e qua c'è il microfono. I colleghi spero che sentiate. Allora Mario, ti abbiamo invitato qui in commissione perché diciamo volevamo un attimo sapere da te, dopo che abbiamo incontrato la dottoressa Todaro, sullo stato dell'arte dei cantieri di servizio. Sappiamo che ci sono stati dei problemi e so che tu hai privato un po' tutto anche del finanziamento della regione. Volevamo un attimo capire e sapere da te naturalmente com'è la situazione allo stato attuale. Prego Mario. Allora, ad oggi noi siamo stati diciamo in attesa che alcuni nostri interventi che erano stati soggetti ad inadempienza per le procedure di monitoraggio articolo 15 alla legge 8/2016, che era l'aggiornamento che il RUP fanno sulla piattaforma regionale informazione regionale Caronda, che impediva una circolare interdipartimentale regionale, impediva l'emissione di crediti di finanziamento. Scusate, io lo sento malissimo, non riesco a capire. Allora, un attimo, Mario, puoi parlare un po' più veloce, che è giustamente col telefonino, quindi, allora. Mario, parla un po' più veloce. Allora, io pensavo, siccome nessuno parlava, pensavo che lo sentivate bene. Prego, Mario. Allora, c'è l'eco per questo. Circa un paio di mesi fa era pervenuta dalla regione una nota che manifestava delle inadempienze agli obblighi di monitoraggio per alcuni interventi posti in essere dall'amministrazione per i quali il RUP non avevano provveduto alla... Niente, oggi proprio. Scusate, se mi disattivate il microfono, non sente nulla perché col mio telefonino. Allora. No, non sente nulla. Mi sentite? Allora, lo senti, se qualcuno. Mario parla per favore, sentite voi. Mario parla. Così. Mario parla, dai. Allora, ripeto che era pervenuta una nota dalla regione dove ci diceva che non potevano emettere i decreti di finanziamento per i cantieri di servizi perché alcuni nostri interventi all'amministrazione ovviamente, per questi interventi non si era proceduto all'aggiornamento dei dati e sulla piattaforma del sistema informativo regionale Caronte. A questi interventi è stato posto diciamo rimedio, però siccome è un aggiornamento che periodicamente ogni circa due mesi viene ripetuto, è sopravvenuta un'altra nota in cui i quattro interventi precedenti
sono stati sistemati. Però c'era un altro intervento ancora per il quale si richiedeva l'aggiornamento. A questo abbiamo posto, diciamo, abbiamo trovato una soluzione, perché abbiamo individuato il gruppo, gli ho comunicato di provvedere all'aggiornamento e ritengo che a giorni dovrebbe essere sbloccata questa situazione e metteranno i decreti di licenziamento. Bene. Mario, scusami, nel momento in cui avremo il decreto di finanziamento, com'è lo stato dell'arte? I progetti presentati e l'avviamento delle persone, siamo già pronti per partire? Dicevo, dall'emissione da quando comunicano i decreti di finanziamento, le linee guida prevedono che le attività debbano iniziare entro 60 giorni. Io per quello che è di mia competenza, in base all'ordine di servizio che ho avuto, ho messo in chiaro subito le cose con il RUP, facendo una riunione a febbraio in cui hanno partecipato tutti tranne l'ingegnere Mario Scotto, in cui ho rappresentato questa tempistica stretta e nonostante tutto tra il 14 aprile e il 22 aprile ho inviato via mail a tutti il gruppo i programmi di lavoro, i preventivi di spesa e anche l'elenco dei soggetti da avviare, invitandoli ovviamente a prendere contatto con gli RSPP nei vari siti, perché la prima cosa da fare è aggiornare il DUC, perché dall'aggiornamento del DUC viene fuori l'elenco dei dispositivi di sicurezza che devono essere acquistati in questi 60 giorni che decorreranno dalla data di emissione di finanziamento, dei decreti di finanziamento. Questa è una cosa importantissima. Poi per alcuni interventi che sono in capo al COIME, e mi sono incontrato anche in tal senso per spiegarci un po' la situazione con l'ingegnere e con il dottore Teriaca, lì necessita acquisire pure un nulla osta della sovrintendenza. Preciso che a tutti ho manifestato la mia disponibilità per chiarimenti o anche collaborazioni e mi sono fermato lì. Devo dire con grande rammarico che ad eccezione appunto degli interventi del COIME e del dottor Rosario Rosano non si è fatto sentire più nessuno, perché ad oggi non so di fatto cosa hanno messo in essere anche gli altri gruppi, perché ne hanno risposto né mi hanno chiamato. Scusami Mario, ma dico, è possibile che questa cosa la possiamo sapere come commissione, che naturalmente potremmo sollecitare il gruppo anche per dare una mano, perché non vorremmo che finalmente arrivino queste somme e poi praticamente, diciamo, alla fine ci fermiamo un'altra volta. Sono già passati 2 anni, io già ho delle perplessità che la gente accetterà naturalmente di venire a operare nei cantieri di servizio, perché in questi 2 anni è uscito fuori per la cittadinanza, sono uscite fuori tante altre cose, quindi io sinceramente non lo so come saranno, se riusciremo a farli partire. Allora, fermo restando che questi 60 giorni non sono perentori, ma è possibile chiedere anche una proroga, cosa dei tempi necessari relativamente necessari per quelli che effettivamente poi ci serviranno, perché l'ideale è farli partire tutti in un unico blocco questi cantieri, anche perché ritengo assurdo che si possano fare delle gare singolarmente per un singolo progetto. Che so, sarebbe il caso di aprire un ciclo unico per l'acquisto dei dispositivi di protezione e acquistarli, una volta che abbiamo i dati di tutti i progetti, fare un'unica gara per l'acquisto dei dispositivi di protezione, che possiamo fare 22 gare, cioè se no ci perdiamo di caso. E così per le polizze, ecco, tanto sono gare, per quello che prevedo, sono tutte sotto soglia, quindi sono anche abbastanza ceneri. Sarebbe opportuno farle passare le gare per tutti gli interventi e farli partire tutti insieme.
C'è da dire una cosa, che con questa emergenza epidemiologica che è sopravvenuta, ovviamente bisogna anche tenere in considerazione uno studio che riguarda i dispositivi per le misure anti-Covid. La regione, no, almeno con il funzionario con cui mi interrompisco ogni giorno, vuol dire, mi ha detto che teoricamente non sono disposto a finanziare somme, altre nuove somme per questi dispositivi, però hanno diramato una nota data 6 maggio in cui hanno messo in chiaro che è possibile utilizzare per questi eventuali dispositivi che dovessero servire le economie del progetto. Io ho precisato che non è che possiamo fare una gara quando una copertura finanziaria che non c'è sulle economie che si dovranno realizzare dopo. Quindi queste cose le potremmo valutare meglio quando verranno fuori gli aggiornamenti dei TUB e l'elenco dei dispositivi da acquistare. Oppure dobbiamo trovare delle soluzioni alternative, vedere chi può mettere a disposizione dell'amministrazione questi dispositivi. Certo. Perché tutto quello che la regione non finanzia lo deve fare aspetta soldi. Certo. E scusa, in tutto questo l'assessore Marino, che da poco si è insediato, cosa è a conoscenza di questi con l'assessore Marino ho avuto dei previsioni la scorsa settimana, ma siamo rimasti che in settimana ci dovevamo vedere per farci un quadro riepilogativo di questo. Sì, credo che sia, Mario, una cosa necessaria e indispensabile, che noi l'ultima volta che abbiamo sentito. Mi senti? L'ultima volta che abbiamo sentito l'assessore Marino non era a conoscenza dei cantieri di servizio. Quindi io credo che sia opportuno che tu al più presto riesca ad aggiornarlo e a fargli una relazione. E se questa relazione, se cortesemente la fai avere anche a noi, perché essendo praticamente che questa commissione ha lavorato molto su questa vicenda dei cantieri di servizio, ripeto, mi dispiacerebbe che sia l'ennesimo buco nell'acqua che facciamo come amministrazione comunale, e che ritengo che in questo momento sia importante e necessario fare partire questi cantieri di servizio per tante motivazioni. Uno, perché è un peccato non sfruttare queste somme che ci ha messo a disposizione la regione siciliana. Due, che naturalmente potremmo, diciamo, far lavorare un bel numero di persone, credo siamo intorno a oltre i 400 persone. E tre, perché naturalmente in questo momento abbiamo bisogno di persone che si occupano di alcuni settori della città che non sono presidiati da nessuno. Io credo che sia una cosa importante, necessaria e indispensabile. So che così come ci siamo sentiti non è possibile rimodulare i progetti che sono stati fatti, almeno diciamo per dirottarli altrove. Noi avevamo avuto un'idea che poteva essere quella di andare verso le spiagge, ma questo sappiamo che non è possibile. Però naturalmente quello che ci arriva è la necessità di avere personale soprattutto nelle ville storiche. Alcuni di questi progetti sono proprio per le ville storiche, e naturalmente è importante che noi abbiamo persone che possono vigilare e anche, perché no, aiutare i dipendenti comunali nella gestione del verde delle ville. Quindi è importante che l'assessore sia a conoscenza, visto che non era a conoscenza dei cantieri di servizio, con una relazione dettagliata. Ma credo che dobbiamo spronare il RUP, come giustamente tu dici, molti non si sono neanche degnati di farsi vedere o partecipare all'incontro del tuo indetto. Quindi almeno diamo le responsabilità a chiunque le debba prendere. Allora, io preparo una relazione, mercoledì penso di inviarla. Perfetto. E contestualmente oggi chiamo l'assessore Marino, con cui l'ho incontrato per strada giovedì o mercoledì scorso, sì. E già gli avevo anticipato qualche cosa velocemente, anche perché era indaffarato, ed eravamo rimasti appunto che ci saremmo visti in settimana, quindi lo chiamo per
di incontrarlo mercoledì. Perfetto, gli puoi tranquillamente dire che ci siamo visti stamattina e che è anche un input che arriva dalla terza commissione. Colleghi, avete domande da fare all'ingegnere Manetta? Io posso fare un intervento? No, io no. Buongiorno, dottor Manetta. No, guardi, io sono un po' costernata nel sentirla, perché ancora una volta il lavoro di questa commissione, che secondo me si impegna non poco a favore dei cittadini, poi viene regolarmente disatteso dall'amministrazione. Naturalmente, diciamo, non me la sto prendendo con lei, però diciamo, se la scorsa settimana ci eravamo quasi convinti che la responsabilità, tranne per qualche aspetto, fosse, diciamo, imputabile alla regione, oggi, diciamo, in maniera alquanto lapidaria ci rendiamo conto ancora una volta che la responsabilità è, diciamo, dell'amministrazione comunale, e diciamo, questo duole soprattutto quando si hanno a disposizione dei soldi che potrebbero anche, come dire, avvicinarle le simpatie dei cittadini, diciamo, favorire i cittadini anche, diciamo, in un'ottica, mi spiace dirlo, però spesso è così, in un'ottica anche elettorale. Invece già questi progetti partivano affossati, perché dei 4 milioni che il comune avrebbe potuto sfruttare ci siamo ridotti a 1.300.000 euro, quindi di fatto non siamo stati in prima istanza neanche in grado di poter usufruire dell'intera cifra. Ora, nel sentire lei, veniamo a scoprire che neppure laddove, no, c'è stato un certo sollecito da parte sua o della dottoressa Todoro, che tanto si è impegnata, cioè veniamo a sapere che i RUP sono desapare di Sidos, diciamo, non si sa esattamente dove albergano, dove sono. E veniamo a scoprire che c'è stato un problema relativo a difficoltà di aggiornamento sulla piattaforma Caronte, non ho capito se è relativo ai dati dei selezionati o ai programmi di lavoro, e che probabilmente, diciamo, i programmi potrebbero essere affossati dalle difficoltà nel recuperare i dispositivi per la sicurezza, perché non è chiaro da dove dovrebbero emergere le economie necessarie per acquistare i prodotti. Devo dire che il mio disappunto è totale, perché ancora una volta l'amministrazione non è in grado né di farsi trovare pronta né di sapere approfittare neanche in un periodo come questo. Perché se il mio presidente potrebbe avere ragione nel dire, probabilmente rispetto ai 400 errotti selezionati, forse se ne potrebbero presentare in 200, in 300, ma sono sempre persone alle quali potremmo garantire, seppure in misura irrisoria, la possibilità di mettere il pranzo con la cena e non procedere necessariamente sempre attraverso forme assistenzialistiche, anche perché ci lamentiamo sempre che manca il personale, quindi mancano i custodi, i giardinieri, manca questo e manca quello, neppure quando potremmo approfittare, anche, lo ripeto, in maniera becera, per ragioni elettorali, manco questo. Cioè, è avvilente, io sono, devo dire, senza parole. Poco fa ho esordito dicendo, lamentandomi del fatto che in un momento in cui quasi tutto il personale delle partecipate in cassa integrazione si sente, no, di concorsi, di selezioni, e poi neanche quando, diciamo, dovremmo giocare facile non riusciamo, cioè già non abbiamo usufruito dei 4 milioni, ora forse c'è il rischio
che non riusciamo a usufruire del 1.300.000 euro, per cui potremmo, attraverso i quali potremmo garantire, ribadisco, senza necessariamente forme parassitarie e assistenzialistiche, anche se i programmi rientrano nell'ambito del settore sociale e quindi secondo un'ottica assistenzialistica, però neanche riuscire a garantire il pranzo con la cena a chi comunque aveva fatto la fatica di presentarsi a Caserocca per, diciamo, è oggettivamente avvilente. Attualmente non ce l'ho con lei, però lei rappresenta dall'istituzione, l'amministrazione, e quindi inevitabilmente lei diventa il referente principale. Ginevra Manetta, prego. Ma, al di là, diciamo, degli aspetti che poi possono essere prettamente dal punto politico, io mi posso devo io in quanto alimentare a fare evidenziare quelle che sono state le difficoltà tecnico per venire fuori da queste situazioni. Io sono soltanto che per non è nemmeno di mia competenza andare, o di competenza di altre persone, tra cui anche il presidente, per esempio Caracausi, andare a sollecitare o andare alla ricerca di chi sono i RUP cui si riferiscono questi codici in cui la regione fa riferimento. Quello che volevo manifestare è la mancanza di un'unità operativa, di una cabina di regia che si occupi di individuare immediatamente quali sono gli interventi che non, per i quali non si provvede al monitoraggio. Invece siamo andati a mettere a manca uffici qua, uffici là, per cercare di andare a recuperare chi sono i RUP, perché poi sentirsi dire anche ma io l'ho aggiornato, sì, ma se l'ho aggiornato in ritardo, l'inadempienza arriva sempre, se non provvedere. Il dottore Caracausi si è attivato in aspetto per cercare degli interventi da sistemare in questo senso. Come anche io, cercare il dottore Bellucci, cercare questo. Questa è stata una cosa che ha dato molto fastidio, perché abbiamo messo sicuramente dei mezzi importanti. Per quanto riguarda il discorso dei soldi, delle somme finanziate che erano 4 milioni, e poi siamo passati 1 milione, quelle erano somme assegnate già da un piano di riparto al Comune di Palermo, e l'amministrazione, altri settori dell'amministrazione, a parte quello a cui io appartengo, non è stata la critica, non è stata capace di mettere in campo tutta una serie di iniziative e di programmi, nonostante anche io personalmente avevo messo in funzione la mia disponibilità a dare una mano del lutto, che so, il settore della pubblica istruzione, alla cultura, al sociale. Io l'anomalia che ho riscontrato è che problematiche che affluiscono prettamente al sociale debbano essere poi demandate, per esempio, al nostro settore, sia da un punto amministrativo che da un punto di vista tecnico. Sono aspetti politici anche molto delicati, di cui io non voglio, per carità, uno sfogo personale, però mi è dispiaciuto un po'. Per quanto riguarda invece un altro aspetto che volevo sottolineare era quello della rendicontazione futura di questi programmi, perché io penso che in un modo o nell'altro si partirà questione solo di rispettare il mio intervento. Il problema è che per la rendicontazione di questi programmi l'amministrazione deve farsi carico di un 10% dell'importo di finanziamento la rendicontazione. Come funziona la cosa? All'avvio dei programmi, dopo che si mandano tutta una serie di documenti, la regione fa un metallo del 20%. Dopo il primo mese di attività erogherà l'ulteriore 60%. Poi dice che l'ultimo 10% è quello che servirà alla rendicontazione dei programmi, lo anticipate voi e poi noi a parte ve le registriamo, quindi la copertura poi non tutto c'è. Io ricordo che la dottoressa Codaro con un altro collega degli emendamenti
ovviamente a bilancio per allocare queste risorse. E anche in base di variazione di bilancio l'ho presentato, poi non so perché non è una cosa di cui mi sono occupato io, era la dottoressa Fodaro che ha detto queste cose, sono state tracciate e non approvate. Mi sembra una cosa di cui secondo me anche voi dovreste muovere sempre da tutto per questa situazione, perché servono per le cose, perché dicevo di partire e poi non avere la cosa che non ho fatto. Mario, ti interrompo perché purtroppo si sente male o mi dicono che non sentono nulla. Io ti ringrazio per l'esplicazione, mi dispiace soltanto della situazione precaria che abbiamo avuto nel collegamento. Aspetta, io spengo il microfono, visto che tu là mi senti, perché così spengo il telefonino. Allora dico... questa cosa che riguarda il bilancio, però ti sottoscrivo, credo che il Consiglio Comunale nell'approvazione del bilancio di previsione ha messo le voci in entrata e in uscita per quanto riguarda le somme che perverranno dalla Regione per i cantieri di servizio e naturalmente la conseguente spesa. Allora Mario, ti ringraziamo per il tuo intervento, ti aspettiamo questa tua relazione. Puoi tranquillamente dire all'assessore Marino che in terza commissione ti abbiamo sollecitato l'incontro con lui per parlare di cantieri di servizio, visto lui non ha conoscenza, e io mi auguro e spero che naturalmente potere, come abbiamo fatto in passato sulla vicenda che tu ricordavi, che bisognava aggiornare i rapporti con la Regione, non venivano aggiornati soltanto con una semplice PEC che doveva essere partire dalla PEC del sindaco, che siamo riusciti a farla fare. Grazie tante e speriamo di rincontrarci al più presto, magari con situazioni migliori e diverse da queste, e che naturalmente questi cantieri di servizio possano vedere prima possibile. Aggiornami anche sulla vicenda che riguarda l'architetto Sarta, se ha aggiornato, perché visto che siamo fermi per un'operazione che ha fatto l'architetto Sarta, che eventualmente anche lì siamo pronti a sollecitare. Grazie Mario, buona giornata, mi dispiace che non ti sentiamo. Congediamo l'ingegnere Manetta, e se siamo d'accordo, visto che tra poco c'è l'inaugurazione del CCR, e se la segreteria è pronta per l'approvazione del verbale, se non abbiamo altro da discutere, quindi approviamo il verbale e chiudiamo la seduta. Segreteria, a che punto siamo? Ma non si sentiva nulla. Ho capito metà di quello che ha detto, non l'ho capito. Allora, eventualmente è un mi date una mano qua adesso. Allora, io la parte finale non l'ho capita. Allora, nel verbale cosa scrivete? Vabbè, è quello che c'è nella registrazione poi alla fine. Allora, alle ore 9, l'anno 20, 2020, il giorno 1 del mese di giugno, la commissione si riunisce in forma completamente a distanza, ai sensi di legge, bla bla bla. Alle ore 9.32, oltre al presidente Caracao, si sono presenti la consigliera Mella e il consigliere Giaconia. Il presidente, assistito dalla segreteria verbalizzante e dai componenti della segreteria, constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. All'ordine del giorno, comunicazione del presidente e programmazione lavori, incontri con l'ingegnere Manetto dei servizi Ville Giardini per trattare l'argomento cantieri di servizio, lettura e approvazione verbale. In ordine al primo punto, la segreteria legge la posta in arrivo, mail reset, protocollo 4146, procedure di cassa integrazione per il lavoratore reset. Alle 9.35 entra consigliere Meli, alle 9.38 entra consigliere Ficarra. Quindi la segreteria continua a leggere mail dei comitati civici per denunciare discarica abusiva in via Crociferi e mail da Gabriele Citarrella per stati di abbandono e degrado Giardino Giusto Monaco in via della Chiesa. Il presidente informa la commissione che sul Giornale di Sicilia è stato uscito un articolo sulle assunzioni MG e chiede alla segreteria di programmare un incontro con l'ingegnere Butera dell'MG per avere chiarimenti. Interviene la consigliera Mella e chiede una riunione con Amat per avere dei chiarimenti e discutere sui contratti di prossimità a tempo determinato. Piuttosto che concorso a tempo indeterminato dei 100 autisti dell'AMAT. Ok?
Va bene, oppure la, non so. No, 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 puoi rileggerlo. Allora, interviene la consigliera Mella e chiede una riunione con AMAT, posso mettere con la partecipata AMAT, per avere dei chiarimenti e discutere sui contratti di prossimità a tempo determinato. Piuttosto, e sulle ragioni per le quali il corso dei 100 autisti è stato bloccato. Per le quali il concorso è stato bloccato. Per le quali il concorso a tempo determinato, indeterminato dei 100 autisti dell'AMAT è ancora bloccato. Ok, bloccato. Poi, in ordine al secondo punto, il presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno, dando il benvenuto all'ingegnere Manetta dell'ufficio Ville Giardini. L'ingegnere Manetta interviene e illustra sui cantieri di lavoro che ad oggi siamo in attesa poiché è pervenuta una nota alla regione per inadempienza da parte del gruppo del comune di Palermo per l'aggiornamento dei dati sulla piattaforma Caronte, e si è provveduto all'aggiornamento dati. È sopravvenuta un'altra nota dove c'era un altro intervento da effettuare e si è provveduto. Siamo in attesa del decreto di finanziamento per le linee guida ed argomenta sull'iter dell'avvio dei progetti. Dopodiché non ho capito più niente. Il presidente chiede una relazione sull'avanzamento dei lavori. La consigliera Mella interviene per mostrare il proprio disappunto sulla responsabilità dell'amministrazione comunale nel ritardo dell'avvio dei lavori. Nonostante l'impegno profuso dalla dottoressa Todaro e dall'ingegnere Manetta. E da questa commissione che è pressa da 2 anni. Perfetto. Il presidente chiede all'ingegnere Manetta di rendicontare all'assessora Marina e congeda l'ingegnere Manetta. Vabbè, ora vedo come metterlo. In ordine al terzo punto, la segreteria verbalizzante dà lettura al verbale ai consiglieri che è letto e approvato. Sì. All'unità dei presenti viene sottoscritto e verrà pubblicato in termini previsti. Alle ore? 10:36 chiudiamo la seduta. Perfetto, 10:36, ok. Buona giornata a tutti, ciao. Grazie. Paolo, mercoledì cosa abbiamo? Mercoledì. Una buona giornata. Una buona giornata. Non lo so, io in questo momento non lo so. Segreteria, che cosa abbiamo messo?